Basta pause, basta nazionale! Torna la Serie A, Cremonese-Atalanta, bisogna ripartire subito forte! Subito con 3 punti! Forza, Zapata, Muriel, voglio che tornate ai vostri livelli, sveglia cara! È il momento di riscattarsi, oggi è il compleanno di Duma! Forza, si parte! È iniziata, dai Siamo tutti Toloi! Toloi, siamo quelli bianchi! Mi è arrivato il tiro in porto. Il tiro da mano. Dai! Un po'! Di voglia! Ma quanto mi manca, Josy. Era pure divertimento. Adesso Dos Santos! Andale! Si è attacca anche il Vanetti. Quanto tempo perso? Che manca, ecco che mancanza di quel. Ma pensa se c'hai lì un Dybala e un Ebra in quella azione. No, ma che scherzi. Sono le gol, però me lo concludono in porta. Noi neanche siamo entrati in area. Ne abbiamo 3 che giocano, sono tutti e 3 fuori. Poi non uguale e bugato. Manca qualità! Manca gente che dà del tuo la palla, tanta gente che corre, ma non è il calcio, non è solo corsa, quella è l'atletica. Il calcio bisogna buttare la palla in porta, ma non bisogna correre basta, bisogna anche sapere tirare la palla. E ce ne sono gran pochi che sanno tirare la palla in quella squadra. Dai! Zapata! Aspetta, fonda, qualcosa! Senza far niente! Per fortuna che ci ha lasciato lì la palla. Senza far niente! Siamo andati in vantaggio! Svegliamoci! Perde la bolle? No. Tutte le hai sbagliate! Ma tutte. Ci sei o cosa? Tutte! 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 Se mettevi un giocatore di terza categoria ne sbagliavamo nemmeno probabilmente. Con il primo tempo. Di bello c'è stato solo il gol, ma va bene così. Non facciamo 2 passaggi consecutivi. È andata bene che abbiamo trovato quel gol lì, che il difensore ha lasciato lì la palla, se no. Bisogna darci una svegliata, cambiare marcia. Non c'è gente che salta l'uomo, gente che inventa la giocata. Dai un po' di qualcosa. Fuori, giustamente. Muriel e Pasalic, perché hanno fatto un primo tempo indecente, sottotono, senza voglia, hanno perso tutti i palloni che potevano perdere, e dentro Lumbar e Bogà, speriamo che con la loro freschezza, che puntino l'uomo e credo superiorità numerica che serve, addosso. Bravo! Che incredibile. Vedi che spunti. Vedi! Dai raga! Non tengo a sparare! Più fluidità Atalanta, crodizza fa cosa secondo me! Oh, sulla testa! La cosa è adesso, Zapata ragiona! Vorremmo un gol del Milan! No! Ma sai che se la dà Zapata si può? Per la ripartenza! Occasione! Se De Rolla dà Zapata in porta Zapata! La porta bene anche per il tiro, prova il mancino! Volato da Palomino, che non fa di mano! Rigore. No, sì, era un scaccio di rigore per la Cremonese. Questa dopo la meglio protegge la palla. Perché già qui chiedono qualcosa che però forse non c'è. Qui il braccio. Ma cosa fa? Cosa fai col braccio così? Ma cosa fa? Non ha contestato nemmeno. Vediamo qui già sul primo. Ma cosa fai col braccio così? 20 milioni, figa sveglia, tipo. Dai, paralo! No, tirato. All'interno del ciofa di contromusso. Ma figurati. Figurati se puoi fare affidamento su quel portiere lì. Figurati se ti salva una partita una volta. O il Taibi era meglio. O il Calderoni, il Taibi. Caraselle era meglio il Musso. Musso, attenzione, qui diventa pericoloso. Dai. Dai. Super!
rispetto, Jeremy Boga. Grande assist di Højlund. Grande Boga, te lo meriti. Hai cambiato la partita. E bravo anche Højlund, bravo. Dalla Boga. Era lì pronto per tirare da solo. Ma è scemo, bene. Dai. Ma... No, Paolo. No, che palo. No! No! Si è allungato per un lato! Risolvo, per me c'è. No! Succede anche questo, Dario, nel calcio, perché... No! Si meritava il gol. Poi Boga se la va a prendere su Højlund. Fermi! Rientra. Tira! Grande Boga, è andato a riprendersi la palla. Bravi, partita cambiata quando è in campo. Bravi. Gas, Derba Foyers. Fine. Se arrivano ai tre punti e sono arrivati. Però, primo tempo imbarazzante, proprio scandaloso. Penso zero tiri in porta, se no l'ingol di Rocca è venuto fuori un po' casualmente. Muriel imbarazzante, Pasalic imbarazzante. Sono usciti, sono entrati Lugman e Boga, è cambiata la partita. Poi ha fatto quel gol su rigore la Cremonese, ma è entrato Rasmus Højlund e è ricambiata la partita. Nonostante il gol sbagliato di Højlund, grande mezz'ora di partita o quanto ha giocato. Quei tre lì hanno cambiato la partita, devono giocare sempre.